Buongiorno e benvenuti a tutti. Cartelloni pubblicitari, spot pubblicitari, street marketing o social network. Tutti i mezzi di comunicazione vanno bene per portare a termine una campagna pubblicitaria. Tuttavia, promuovere un marchio o un prodotto non è assolutamente cosa semplice, come possiamo immaginare, e l'innovazione ha voce in capitolo a questo livello, visto che contribuisce fortemente a migliorare l'immagine del prodotto e ad aumentare la sua popolarità presso il consumatore. Ed è proprio a questa innovazione che ricorrono le più grandi aziende del mondo per le loro campagne pubblicitarie. Delle pubblicità creative, originali e fuori dall'ordinario dimostrano talvolta il grande potenziale e il genio di quelle aziende, così come quello delle agenzie pubblicitarie, e finiscono per dare i loro frutti. Talvolta insolite, talvolta strane, se non addirittura impensabili. Ecco 10 campagne pubblicitarie tra le più creative e le più geniali del mondo. If you can take out this gold alloy, it's yours. O in italiano, se puoi estrarre questo lingotto d'oro, è tuo. Questa frase, apparsa molte volte su internet quest'anno, fa riferimento a una sfida eccezionale lanciata all'aeroporto internazionale di Dubai. Il messaggio lascia intendere che l'aeroporto offrisse ai suoi viaggiatori un'opportunità d'oro. Infatti la sfida consisteva nel tirare fuori un lingotto d'oro di 20 kg da una scatola di vetro attraverso un foro stretto dal quale poteva passare solo il braccio. Un compito estremamente difficile da realizzare. Il video, diventato virale e ampiamente visualizzato su YouTube, ha fatto il giro dei social network, suscitando molte reazioni da parte degli internauti, e la sfida è persino finita sulle prime pagine della stampa internazionale. Nel video possiamo vedere dei viaggiatori che fanno la fila per provare a sollevare con una mano sola il lingotto d'oro di 20 kg e provare a tirarlo fuori dalla sua scatola, cosa che cambierebbe la loro vita e li renderebbe milionari da un giorno all'altro. Si annunciò che uno di loro riuscì persino ad estrarre il lingotto d'oro con perseveranza e pazienza. Però qualche giorno dopo il lancio di questa sfida, che è diventata virale, l'aeroporto di Dubai ha sorpreso tutti, pubblicando una smentita. Infatti, come dichiarò il quotidiano degli Emirati Gulf News, nessun evento del genere è stato organizzato al suo interno, neppure nell'altro aeroporto della città, il Dubai World Central. Non toglie il fatto che questa fake news sia risultata essere una bella trovata pubblicitaria per l'aeroporto, il quale si è visto ospitare un gran numero di viaggiatori venuti a cercar fortuna. Visto, una fake news può ampiamente contribuire alla promozione di un aeroporto e persino di una città. Ok, questa era una fake news che eppure ha contribuito a far parlare dell'aeroporto internazionale di Dubai. Tuttavia, esistono altre campagne pubblicitarie creative, geniali e soprattutto autentiche che stiamo per farti scoprire nei casi successivi. A causa di, o meglio, grazie all'ondata di caldo che hanno avuto alcuni paesi d'Europa, inclusi i Paesi Bassi, nel luglio 2015, McDonald's ha deciso di lanciare una campagna pubblicitaria quantomeno geniale: offrire il McFlurry ad Amsterdam in modo da consentire ai passanti di rinfrescarsi da quel caldo terribile, provando piacere con un buon gelato. L'idea consisteva nel distribuire gratuitamente coppe di gelato vuote a partire da un cartellone speciale, connesso un termometro e piazzato sul Damrak, una delle principali arterie della città di Amsterdam. Così più di 100 coppe di McFlurry di tutti i gusti sono state messe in questo cartellone, che si è sbloccato appena la temperatura ha raggiunto i 38,7 gradi, per la grande gioia dei passanti. Quindi questi ultimi dovevano soltanto dirigersi verso il primo McDonald's più vicino per riempire la loro coppa con il gelato a loro scelta. Una bella iniziativa originale che è risultata essere una buona idea promozionale per il gigante del fast food. Pubblicità o test di gravidanza? Entrambi. Nel gennaio 2018 IKEA ha fatto una mossa giusta conducendo una campagna innovativa e fuori dal comune, una pubblicità che è al contempo un test di gravidanza. Infatti l'azienda di arredamento per la casa svedese ha osato fare una richiesta molto insolita, per non dire stravagante, alle lettrici della rivista svedese Amelia: urinare sulla pubblicità di IKEA, o meglio su un test di gravidanza che si trovava in basso alla pubblicità.
Urinare su questa pubblicità potrebbe cambiare la tua vita, si poteva leggere su quell'annuncio. Tuttavia, cosa c'entra con l'azienda d'arredamento per la casa? Bene, IKEA prometteva uno sconto del 50% su una culla per neonati in caso di risultato positivo. Una pubblicità che alla fine non ha nulla di strano ed è stata persino apprezzata. Infatti, attraverso questa pubblicità pensata bene e orientata per la famiglia, l'IKEA incoraggiava le famiglie giovani, un target importante per l'azienda, ad avere figli. Risultato? Ottimi riscontri, una notorietà alta e una quota di preferenza per la marca e per i prodotti, aumentati dopo questa campagna pubblicitaria di successo che ha avuto bisogno di un investimento di soli 30.000 euro invece dei 750.000 necessari per ottenere gli stessi risultati. Nel 2014 Samsung ha avuto l'idea brillante di usufruire di un evento importante per mettere in evidenza i suoi prodotti, la notte degli Oscar. Sono sicuro che ti ricordi di questo scatto. All'inizio si pensava che si trattasse di uno scatto semplicemente spontaneo, fatto in piena cerimonia su richiesta di Ellen DeGeneres e che riuniva le celebrità del cinema famose in tutto il mondo. In realtà il selfie era stato commissionato dal gruppo sudcoreano che, ricordiamolo, era nuovamente partner della serata. Il costo di questo gesto spontaneo diretto abilmente dalla presentatrice, che consisteva nel far passare una vera pubblicità per un semplice selfie tra star, è costato 20 milioni di dollari secondo il Wall Street Journal. Su questo selfie possiamo vedere tutti sorridenti Ellen DeGeneres, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Julia Roberts, Meryl Streep, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o e altri ancora. Per questa comunicazione pubblicitaria costruita su misura, Samsung si è basata sul selfie come componente fondamentale della sua strategia di promozione. La pubblicità ha avuto un successo planetario grazie a questa foto ormai leggendaria scattata con un Galaxy Note 3 dalla presentatrice e ritwittata più di 3 milioni di volte. Un'idea geniale che merita applausi. A prima vista si potrebbe pensare che si tratti di una semplice pubblicità di uno shampoo girata alla fermata della metropolitana di Stoccolma. Nulla di originale, eccetto che all'arrivo della metro i capelli della ragazza sul cartellone iniziano ad ondeggiare col vento, il che attira l'attenzione dei passeggeri della metro, piacevolmente sorpresi e sorridenti davanti alla magia della pubblicità. Forse penserai che si tratti di un bel tocco di originalità, tuttavia la realtà è completamente diversa perché, ebbene, non è una semplice pubblicità di uno shampoo, ma una campagna di sensibilizzazione contro il cancro dei bambini. Quindi il sorriso lascia spazio allo stupore e allo sconforto sul volto dei passeggeri della metro, quando la chioma di capelli finisce per volar via completamente e questi ultimi fanno fronte alla ragazza senza capelli. Lynn, 14 anni, possiamo leggere sul video. Com'è possibile osservare, questa campagna pubblicitaria lanciata dalla Barna Cancer Fonden, un'associazione in aiuto dei bambini affetti da cancro, non ha lasciato indifferenti i passeggeri della metro della capitale svedese. Ogni giorno un bambino viene diagnosticato con un cancro, annuncia la pubblicità che rivolge successivamente un appello alle donazioni contro il cancro, invitando i passeggeri a fare una donazione di 50 corone via SMS. Insomma, una campagna di sensibilizzazione originale che si è ispirata a una vecchia pubblicità di uno shampoo ed è stata filmata con una telecamera nascosta nella metro di Stoccolma, in modo da individuare meglio le emozioni sui volti dei passeggeri che vedono questa pubblicità struggente. Però è soprattutto una campagna pubblicitaria che ha avuto un gran successo, visto che una settimana dopo la sua pubblicazione online, il video ha accumulato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni. In Brasile, nell'estate 2012, Sprite ha stupito tutti con un'operazione di marketing assolutamente eccezionale e creativa. Infatti, delle docce a forma di enormi fontane alla soda, come quelle che si trovano nei fast food, sono state messe dalla marca di soda Sprite su una delle spiagge di Rio de Janeiro. Per la gioia loro più grande, i frequentatori della spiaggia si sono allora diretti verso le fontane enormi e hanno fatto un giro per rimanere qualche minuto sotto le cascate di acqua fresca. Già acqua, perché a differenza di ciò che si sarebbe potuto pensare, le docce non contenevano soda, ma proprio acqua. Uomini, donne, bambini e persino cani hanno potuto assaporare qualche momento di freschezza, mentre la temperatura sfiorava i 40 gradi. Una strategia di marketing per Sprite, la quale ha concentrato la sua campagna sul lato rinfrescante della sua bibita, originale. Nel 2007, per i bisogni di una pubblicità della sua nuova auto Fabia, la Skoda ha avuto l'idea geniale di produrre una replica dell'auto fatta con la torta.
No, non è uno scherzo. Una torta a grandezza naturale a forma della nuova Skoda Fabia è stata davvero realizzata dal costruttore di auto ceco, il quale si è messo in mente di creare una pubblicità unica e assolutamente originale. L'idea di questa pubblicità sarebbe nata da una conversazione tra i direttori creativi John Allison e Chris Boville, mentre condividevano una torta nel giorno di San Valentino. Tutto, in quest'opera pasticcera enorme, dal motore alla carrozzeria, passando dai vetri, agli pneumatici e ai fari, è stato fatto con ingredienti al 100% commestibili. Questa pubblicità, di cui sono stati necessari 4 giorni di riprese, ha coinvolto una squadra composta tra l'altro da pasticceri, un operatore di macchina, da specialisti di accessori e da esperti in effetti speciali. Per la realizzazione della torta ci sono volute 180 uova, 100 kg di farina, 100 kg di zucchero a velo, 30 kg di mandorle, 65 di frutta secca, cioccolato, gelatina, riso soffiato, eccetera. 448 blocchi di torta ricoperti da glassa al burro sono serviti per creare il telaio, mentre è stato usato lo stampo di una vera auto Skoda Fabia per realizzare la carrozzeria. Metri di liquirizia sono serviti per la preparazione dei tergicristalli, dei nastri e dell'antenna dell'auto, e dello sciroppo è stato usato per imitare l'olio motore. Per quanto riguarda la vernice, è stata realizzata con fondente colorato, con 180 kg di glassa arancione e, ciliegina sulla torta, il logo Skoda è stato fatto con zucchero a velo. Il costo di questa torta gigante è impressionante, è stato valutato a circa $800.000, una pubblicità allettante, impreziosita con la voce di Julie Andrews che canta My Favorite Things, la quale non mancherà di farti venire l'acquolina in bocca. Erano 10 campagne pubblicitarie creative e geniali. Quale di queste campagne hai preferito? Faccelo sapere nei commenti. A presto!